Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro spazio di approfondimento. Oggi ci occuperemo del malcontento, possiamo dire della rabbia degli agricoltori e degli allevatori, una rabbia che sta scuotendo l'Europa da un capo all'altro. Si è giunta adesso anche la Spagna, attraversa la penisola fino ad arrivare in Sicilia. Sono tanti, sono arrabbiati, sono spontanei. Con noi qua in studio c'è il referente di questa mobilitazione regionale, Lorenzo Giocondo. Lorenzo, sono senza voce perché in questi giorni si sta sgolando molto, però facciamo quest'ultimo sforzo. Speriamo di farcela. Ecco, voi siete dei comitati spontanei. Siamo dei comitati spontanei uniti, siciliani. Vari comitati, ci andiamo aggregando e diamo un unico nome. Quindi non avete né sigle né sindacati? No, niente, nessuno. Ecco, però siete tutti in contatto. Sì, tutti. Voi vi sentite anche con i colleghi del resto d'Italia? Sì, con tutti. Quindi sa che oggi ci sono mobilitazioni e presidi in tutte, in diversi punti. Sì, tra l'altro ci doveva essere un presidio molto grosso davanti alla la fiera di Bologna. Esatto. Invece qui la nuova manifestazione sarà domani. Sì, allora ci sono manifestazioni credo ogni giorno, perché credo che siamo all'incirca qualche 20 presidi in Sicilia. Quanti siete? Vi siete contati? Ma ci sono ragazzi che ci stiamo registrando, credo che adesso saremo all'incirca 15.000. Solo in Sicilia? Sì, ma siamo di più, e okay. Oltre 2.000 trattori. Voi chiedete tante cose, la lista delle vostre rivendicazioni è lunghissima, sì. Provo a citarne alcune, lo dico io, la revisione dei prezzi all'ingrosso, contro la minaccia dell'introduzione della carne sintetica e delle cavallette, contro l'introduzione degli impianti fotovoltaici, in particolare contro questo Green Deal dell'Unione Europea, questa politica comunitaria che impone di fermare i campi ogni tot, e poi il taglio dei sussidi al gasolio agricolo, l'IRPEF, e poi la burocrazia asfissiante e diciamo la politica, chi ce n'ha di più ne metta. Questo è l'antipasto di quello che c'è. Ma voi con chi ce l'avete in particolare? Ce l'abbiamo in primis con il nostro governo regionale, poi con il governo nazionale e poi il governo europeo. Ecco, però oggi Lollobrigida ha incontrato una delegazione, ha detto che è con voi, che è andato bene questo incontro. Non so che doveva incontrare alcuni, però... Sì, guardi, questa è l'agenzia di oggi che va incontrato, ha detto che è andato bene e che... Ma sono i comitati spontanei che ha incontrato? Sì, ha incontrato dei comitati spontanei. Ma, non è che ci sono state... Qua in Sicilia credo che no. È chiaro, visto che siete così non so, spontanei. Mi informerò che insomma credo che non rappresentano la nostra mobilitazione nazionale, quelli che ha incontrato Lollobrigida. Mi assumo la mia responsabilità. Ma e quindi voi puntate direttamente a Bruxelles? No, noi intanto chiederemo lo stato di crisi nazionale del comparto agrozootecnico siciliano e di altri indotti che ci sono. Perché non è solo l'agricoltura, la zootecnia al collasso, è tutto quello pure che ci gira attorno. Perché la situazione, forse ancora non si capisce la gravità della situazione. Mm. I nostri sindacati che ci dovevano tutelare, i nostri politici, ancora non si rendono conto della gravità della situazione che c'è. Lei lo sa, a proposito dei sindacati, che in qualche punto, in qualche regione hanno bruciato addirittura le bandiere della Coldiretti. Lei è d'accordo su questi gesti? Purtroppo questi sono gesti che per arrivare a questo punto credo che avrebbero avuto i loro motivi. Ecco. Qui ancora noi no, questi atti non Non siete arrivati, però non ve li sentite dalla vostra parte, ecco. Io non lo so se sono altri tipi, non le posso rispondere. Ho visto qualcosa che bruciavano queste, però in questo momento non so. Dico, però la Coldiretti non è con voi, la Confagricoltura non è con voi. No, siete non c'è stata mai. Allora, lei diceva è difficile. Perché se sarebbe stata con noi, oggi non saremmo a questo punto. Io so solo una cosa, che si vedono in Sicilia
trattori in movimento e manifestazioni con le bandiere della Sicilia e dell'Italia. Ecco, ne stiamo vedendo alcuni e fra l'altro noi abbiamo fatto già diversi servizi. Questo sarà, credo, di Taino. Adesso infatti vi faccio vedere il servizio realizzato qualche giorno fa dal collega Tonino De Mana appunto a di Taino e poi vi andiamo a raccontare invece la storia del titolare di un'azienda di Contessa Entellina. Quindi vediamo prima le rivendicazioni degli agricoltori del di Taino. Che mi devono dire loro a me? Quando devo vendere il grano? Ma chi sono? Io ho 200 ettari di terreni e guadagno molto meno di un operaio. Manifestano a gran voce contro le politiche comunitarie che starebbero uccidendo l'agricoltura. Si allarga il fronte della protesta con presidi in tutta la Sicilia e blocchi stradali in tutta Italia, da Pescara ad Orte sulla 1 fino a Porto Marghera, fino a varcare anche i confini nazionali ed arrivare in Francia e Germania. La Sicilia alza la voce e proprio dal cuore dell'isola, esattamente nella Val di Taino, si sono radunati oltre 200 trattori per celebrare anche il funerale dell'agricoltura. Leggiamo testualmente questo necrologio simbolico. Dopo lungo e penoso disinteresse della politica agricola è venuta a mancare l'agricoltura e siamo nella valle del di Taino dove è in corso la protesta di decine e decine di agricoltori siciliani che protestano contro le politiche agricole dell'Unione Europea. Simbolico anche questo trattore con la croce. Senza agricoltori non si mangia, state calpestando i nostri sacrifici, allevatori e agricoltori in croce, avete rovinato il futuro dei nostri giovani. Slogan improvvisati e tutti contro un unico denominatore, ovvero le politiche comunitarie. E sono uno di quali incroci, perché non possiamo sostenere più le nostre aziende. E manca il foraggio per gli animali e non sappiamo dove comprarlo, perché ne mancano i soldi, in primis. Noi quando dobbiamo smerciare la carne ce la pagano pochissimo. Ce la pagano pochissimo, non ce la pagano nulla, la dobbiamo dare gratis. Variegati i motivi della protesta contro Bruxelles, dal costo delle materie prime al no alla carne sintetica, allo spettro della farina di grillo e ad un altro nemico, ovvero il fotovoltaico, con interessi che ruotano attorno a quest'asset. Fronte caldo anche a Castelvetrano. Si fa una politica per indurre gli agricoltori a lasciare la terra incolta, si fa una politica per indurre gli agricoltori al fotovoltaico. Si fa una politica di non valorizzare i nostri prodotti e il nostro made in Italy e ce ne accorgiamo con le politiche anche che fa l'Europa, che sono deleterie per il reparto degli agricoltori. Gli allevatori siciliani si dicono pronti a marciare su Roma per protestare sotto i palazzi di potere, mentre il ministro dell'agricoltura Lollobrigida in un lungo post su Facebook si è schierato dalla parte degli agricoltori senza se e senza ma. Ecco, allora andiamo adesso da Pietro Sannasardo, titolare di un'azienda bio di Contessa Entellina. Benvenuto Sannasardo. Ecco, intanto vediamo se ci sente. Sì, vi sento bene. Buongiorno a tutti. Ecco, intanto la sua storia la racconta in breve. Lei lavorava e da quando è andato in pensione si è messo a gestire questa azienda di famiglia. Famiglia, esatto. È un'azienda bio che era prima di mio nonno, poi di mio padre e ora ci vado io. I suoi Devo figli fanno altri lavori invece? Sì, perché il reddito solo della campagna non basta a vivere in maniera dignitosa. L'azienda è un'azienda bio, rispettiamo tutti i parametri della comunità europea, non usiamo pesticidi, paghiamo gli operai regolarmente. Ecco, e con quali difficoltà vi scontrate quotidianamente? Prima di tutto trovare e reperire manodopera. Molti ragazzi sono andati all'estero, sono emigrati dovuto alla crisi. Io sento ragazzi che sono andati in Germania e ho chiesto cosa vai a fare in Germania? Pure che hai 20 ettari di terreno, cosa vai a fare in Germania? E mi hanno detto che vanno a lavare i piatti. Questo vedo che la scuote questo racconto, perché sono tutte braccia, giovani braccia, ma soprattutto ragazzi costretti a lasciare la nostra terra. Volevo dire che il problema non è solo degli agricoltori, il problema è anche dei consumatori italiani che devono mangiare il cibo sano. Cioè, è uno dei problemi più grandi è l'importazione di prodotti ex europei che non sono controllati. Olio ai pesticidi, grano al glifosato. E noi qua parliamo di difendere la dieta mediterranea.
i presidi slow food, i deserti alimentari, le eccellenze alimentari. Dove sono tutti questi che difendono, che parlano di queste cose? Com'è che non ci difendono? Com'è che non sono con gli agricoltori a difendere la qualità? Ecco, ma volevo che mi raccontasse anche la sua esperienza quotidiana. Lei ha detto che produce cereali, no? Quindi grano? Sì. Grano. Ecco, e voi vorrei capire, perché c'era un ragazzo prima nel servizio che diceva, a proposito della carne, noi la vendiamo pochissimo e poi la rivendono al triplo, al quadruplo. È quello che succede anche a voi? Sì, per esempio, noi per coltivare il grano compriamo la semenza a 0,70 centesimi, certificata, biologica, e i concimi sono aumentati in maniera esponenziale, la manodopera è aumentata pure, aumenta tutti i costi delle materie prime. Andiamo a seminare il grano con tutte le dovute accortezze, seminiamo bene, mettiamo i concimi, facciamo tutto quello in regola. E poi cosa succede? Che a giugno, quando dobbiamo raccogliere, non sappiamo a quando vendiamo il prodotto. Noi facciamo, tipo che giochiamo alla roulette russa, cioè spendiamo tanti soldi per investire, per seminare, e poi non sappiamo il risultato, a quanto andiamo a vendere. Andiamo a vendere sotto costo? È chiaro, è un rischio. È chiaro, quindi è un grosso rischio. No. Lorenzo Giocondo, lei assentiva a tutte le cose che diceva Sanna Sardo. Sì, sì, mi associo al dottore, che fra l'altro è uno dei referenti provinciali della provincia di Palermo, in quanto il territorio di Contessa Entellina è un territorio molto vasto. Ed è prettamente un territorio che si presta alla coltivazione di oliveti, grano e zootecnia. È un bellissimo anche lì territorio. Dove sorgono soprattutto gli impianti fotovoltaici? Allora, per ora ne sta sorgendo uno fra il territorio di Morriale e Gibellina, nella zona di Galletello, di circa, mi sembra, 1400 ettari. Già stanno recintando. Ecco, però abbiamo sentito che i giovani lasciano la terra a prescindere. Non sarebbero terreni incolti questi? Allora, io dico una cosa. Se non erro, ma è così, perché è difficile che sbagli. Quando si è fatta questa cosa del fotovoltaico, si parlava di terreni marginali. I terreni che sono prettamente agricoli, specialmente in quel territorio, che sono terreni adatti alla produzione di un grano, chiamavano griffato. E che cosa ci stanno a fare i pannelli fotovoltaici? Il rischio è che sia più redditizio quel tipo di attività che non invece l'agricoltura. Ma guardi, quindi con l'introduzione dell'aliquota del 43%, con la nuova riforma della Meloni, credo che un po' di tasse in più si pagheranno su quelli che hanno dato i terreni, mi sembra, 2.000 euro a ettaro. Benissimo. Allora, naturalmente ci sono ancora tanti punti da affrontare, noi ci dobbiamo fermare perché c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo e ci dovrebbe raggiungere anche il sindaco di Ragusa. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio per parlare della protesta dei trattori, è stata ribattezzata così, che stanno risalendo e attraversando in lungo e in largo non solo l'Italia, ma anzi la protesta è partita dalla Francia e sta scuotendo tutta l'Europa. Con noi c'è il referente regionale di questa mobilitazione, che abbiamo detto è una protesta spontanea di comitati, di agricoltori, ma anche di allevatori che si sentono traditi e che non hanno più rappresentanti. Fra le tante rivendicazioni ce ne sono alcune specifiche della Sicilia che riguardano per esempio la siccità. Sì, sì, io meno male ho girato tutta la Sicilia e mi accorgo che gli invasi siciliani credo che siano sotto livello. Ci prepariamo alla campagna per andare a coltivare, diciamo, le angurie e altri prodotti, e non sappiamo se potranno dare l'acqua, a prescindere che i consorzi di bonifica in Sicilia sono tutti al collasso. Cioè, su questo non ci piove. Tutti i commissariati. Esatto. Non so se il sindaco di Ragusa è a conoscenza di questa cosa.
Allora, non so se il sindaco è collegato con noi in questo momento. Perché i sindaci rappresentano, di fatto alla nostra protesta si sono uniti all'incirca 30 sindaci che sposano la nostra causa. Ok, vediamo se c'è il sindaco, allora. Andiamo a Ragusa. Sì, e chi c'è collegato con noi? Allora, non è il sindaco di Ragusa, con chi abbiamo il piacere di parlare? Sono Biagio Coscino, sono un agronomo della provincia di Palermo. Ok, perfetto. Ah, lei era insieme appunto all'altro sì, titolare. Sì. Anche lei, diciamo, sta vivendo e fronteggiando queste difficoltà, no? In particolare, sì, con quale criticità vi confrontate voi? Ma guardi, io vorrei fare, diciamo, un appunto sulla nuova PAC, perché mi sembra che questa PAC è inversamente... PAC, cioè parliamo delle politiche europee, parliamo, politica, no? Agricola comune, quella che praticamente dà i cosiddetti contributi, detti anche sussidi, all'agricoltura italiana. Secondo me questa PAC è inversamente proporzionale all'impegno con cui l'agricoltore coltiva i propri campi, perché mi sembra... diciamo una cosa immorale andare a dare un contributo ad un cerealicoltore siciliano che fa una coltura l'anno perché non può fare più colture perché il clima non lo permette, un contributo di 100 euro extra per andare a coltivare il grano duro, quando possibilmente con l'ecoschema 5, con le specie mellifere di cui tanto si parla, vanno a concedere un sostegno per coltivare un miscuglio di tre essenze per le api, quindi per favorire anche l'impollinazione e quindi tutto, diciamo, l'ecosistema, di 860 euro a ettaro. I nostri agricoltori devono essere messi nelle condizioni di poter coltivare i propri campi, senza creando un reddito dalla vendita dei prodotti, perché ad oggi con il gasolio agricolo attualmente sull'euro e 20 il prezzo del grano è su circa 30 centesimi al chilo per il convenzionale e 32 per il biologico, con tutte le difficoltà che ci sono anche per la coltivazione in biologico dei campi. E questo è un altro degli argomenti. Intanto vedo che si è collegato con noi il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie, buon pomeriggio. Ecco, sindaco, voi siete a fianco di questa protesta che nella vostra provincia riguarda più gli allevatori, voi siete insomma un po' la capitale della produzione del latte in Sicilia e avete convocato uno di quei tavoli tecnici che qua il nostro Lorenzo Giocondo non convincono tanto perché sembrano un po' delle cose di facciata, però voi che cosa volete far venire fuori da questo tavolo tecnico? Ma diciamo che più che un tavolo tecnico, in effetti convincono poco anche a me i tavoli tecnici, è un momento di incontro che ci è stato chiesto a gran voce da parte di rappresentanti, di operatori del comparto agricolo, in particolare quello della zootecnia che qui da noi è molto diffuso, operatori che chiedono che la politica territoriale, quindi rappresentanti locali, quindi noi sindaci in primo luogo, possiamo essere portavoce del loro disagio, del grido di dolore che stanno cercando di lanciare attraverso questo presidio presso le autorità in primo luogo regionali e poi eventualmente anche quelli sovraregionali. C'è un comparto intero che è in grave, gravissima crisi, c'è un dato di fatto che sta portando alla chiusura di tante attività agricole presenti nel territorio, c'è un problema di fondo, cioè i costi della produzione superano purtroppo di gran lunga il realizzo degli agricoltori, degli operatori, degli allevatori. E quando questa situazione si manifesta per certi periodi ancora si può resistere, ma quando diventa strutturale, quando non si riesce a far tornare i conti alla fine, quando il gasolio piuttosto che il foraggio hanno assunto dei costi che non consentono appunto di almeno pareggiare con i profitti che vengono poi dalla vendita del prodotto, significa che le attività sono destinate alla chiusura, alla morte, alla fine. Questo è il problema. Allora noi, ecco, sindaco, le volevo chiedere, lei da uomo delle istituzioni, come è successo, come è potuto succedere che queste categorie sono stati lasciati a se stessi e non si riconoscono più in nessun rappresentante a nessun livello?
Allora, le cause possono essere tante. Il problema è che abbiamo assistito appunto a un aumento esponenziale dei costi delle materie prime, dei costi di produzione, appunto, parlavo del foraggio, dei medicinali, del gasolio, dell'energia elettrica e tutto quanto, e non ha corrisposto un aumento proporzionale del prodotto finito, del latte, piuttosto che degli altri prodotti dell'agricoltura. Ok, è chiaro. Lorenzo Giocondo, quindi questo delle materie prime è sicuramente un problema oggettivo? Sì, questo comporta pure questa situazione. Io, il sindaco di Ragusa, sono stato fino a poche ore fa nel suo territorio. Io sono della Valle del Belice e ho visto una situazione drammatica nel suo territorio. Cioè, ho visto un deserto, ho visto allevatori che non hanno più fieno, e non sanno più cosa dare agli animali. Si rischia l'abbattimento pure di questi animali. Dico, è una cosa, cioè venendo dalla Valle del Belice a qua, perché l'abbiamo fatto ieri sera di notte e poi di giorno iniziamo a vedere, sentivo freddo. Ma com'è che stiamo scoprendo adesso la drammaticità di questa situazione, lo dico, considerando che Ragusa è considerata una delle province più, insomma, più ricche della Sicilia? Allora, Ragusa è la provincia ricca, più ricca della Sicilia, il PIL più alto, questo sono numeri, sono dati di fatto, ma la crisi del comparto, soprattutto quello della zootecnia, parte da lontano. Il problema è che c'è una organizzazione della filiera che alla fine finisce per strozzare gli allevatori, soprattutto i più piccoli. E allora il problema è che quando il prezzo del latte non riesce ad essere tale appunto da consentire la copertura integrale dei costi, succede che questi imprenditori sono tanti, e la cosa che mi ha impressionato di più è la partecipazione di tantissimi ragazzi. Io ho visto in questi presidi veramente giovani, ma giovanissimi, anche ragazzi ventenni, che hanno come unica aspirazione quella di proseguire la tradizione familiare, di continuare in queste imprese agricole che a fatica sono state messe insieme. Diciamo, loro non vedono un futuro. Allora, non è una cosa che nasce ora, nasce da lontano. Ogni tanto la regione è intervenuta con delle sovvenzioni, con dei contributi, però il problema bisognerebbe risolverlo in maniera strutturale, perché il contributo serve per diciamo dare una per alleviare momentaneamente la situazione, ma se non c'è un discorso strutturale, allora c'è un problema che coinvolge la grande distribuzione, per esempio. Assolutamente. C'è un problema che coinvolge il costo del materiale, cioè il gasolio. Bisogna intervenire in modo strutturale, perché questi allevatori possono sopravvivere. È un problema proprio di sopravvivenza. Ci sono quindi tante ragioni, ma voi cosa chiedete allora rispetto a tutte queste criticità che ci sono? Intanto crediamo lo stato di crisi nazionale di tutto in comparto, perché non possiamo continuare a pagare le banche, contributi INPS, siamo strozzati. E questo risolve il problema subito? No. Risolve il problema temporaneamente, appunto. Ci dà ossigeno, ci fa magari dormire la notte, magari. Per quanto riguarda il discorso della GDO, cioè la grande distribuzione organizzata, che in Sicilia c'è un avanzamento di questa grande, io vedo nascere in Sicilia negozi di grande distribuzione, cioè impressionante, c'è una concorrenza sleale, che come possiamo competere noi? Ad esempio, faccio una parentesi sul grano. La media azienda, la piccola azienda canadese, cioè quelli che qua hanno da 2-5 ettari, in Canada è 300 ettari. Lo attacchi, il bello della diretta, lo attacchi al giubbottino, il microfono. Diciamo, non possiamo competere con il Canada, fatto che no? In Canada fanno 4 passaggi di glifosato, poi lo usano in presemina e lo fanno. E quindi c'è poi anche un discorso di qualità, noi possiamo puntare solo sulla qualità. Ma non c'entra niente il grano canadese con quello nostro, perché, signore mio, in Canada questo grano neanche ai maiali lo danno, e quello che arriva qua ce lo vogliono fare mangiare a noi.
Allora, purtroppo siamo in chiusura, quindi vorrei fare un ultimissimo giro rapido di considerazioni. Quindi voglio andare da Biagio Coscino, da Contessa Entellina, sì, per un'ultima riflessione su questa situazione. Ma un'ultima riflessione. Secondo me, quando molti dicono che le nostre produzioni non vanno bene per l'industria pastaria, dico, dobbiamo sfatare secondo me tutto questo falso mito, perché noi qui in Sicilia possiamo creare un grano duro, salubre, di qualità, e possiamo agire anche sulla quantità, perché i mezzi ci sono. C'è la genetica che ci aiuta con le nuove varietà di grano. Ma già duro. Ci sono tanti grani antichi di qualità che cominciano ad avere una loro, sì, distribuzione. Però dobbiamo capire che il consumatore medio finale non tutti hanno le disponibilità, certo, di poter mangiare una pasta sul supermercato, è quella, è chiaro. Quindi ci dovrebbero mettere nelle condizioni di poter produrre quantità e qualità e dare il giusto prezzo alle nostre produzioni, perché il nostro sole è già un punto in più per ottenere una produzione di qualità. Perfetto, sindaco, lo devo lasciare perché sennò siamo già fuori tempo. Sindaco, lei una battuta. Sì, la battuta posso dire è questa: noi dobbiamo assolutamente, le istituzioni abbiamo questo dovere, preservare i piccoli imprenditori, cioè coloro che fanno magari piccole produzioni ma che hanno un'altissima qualità, perché il rischio è che ci possa essere poi semplicemente una concentrazione, che ci possa essere le aziende più grandi che inglobano quelle più piccole, con ciò facendo perdere, disperdere un patrimonio di cultura, di tradizione che non ci possiamo perdere, non ci possiamo permettere di perdere. Allora i comuni per quello che possono fare, ma soprattutto la regione, chiediamo che sia al fianco nostro, al fianco di questi piccoli produttori, dei nostri operatori di questo comparto così importante, che rappresenta proprio la nostra storia, la nostra tradizione, che si rendano conto di questa difficoltà, di questa esigenza. Vediamo se ascolteranno, ma devono ascoltare anche molto più lontano, cioè anche non solo a Palermo, ma anche a Roma e anche a Bruxelles. Voi siete pronti anche a marciare Non l'abbiamo detto, noi siamo in contatto con i nostri amici francesi, tedeschi, olandesi. Ah, vi sentite tutti? C'è una grande rete. Sì, sì, questa qui non è una protesta solo della Sicilia o dell'Italia. Qua è una protesta europea, perché credo che sta protestando tutta... E quindi quale sarà il prossimo passo? La marcia su Bruxelles? Momentaneamente seguiremo la linea dei nostri amici tedeschi e francesi e marceremo su Roma. Ci stiamo organizzando, ci stiamo... Con i trattori. Sì, tutti tranquilli e sereni, nel rispetto delle regole, non creando disagi, arriveremo a Roma. Però facendo sentire la vostra presenza. Sì. Sicuramente. Prossima tappa a Bruxelles. Poi vediamo. Non bisogna mai svelare la prossima mossa. Le strategie. Esatto. D'accordo, allora ringrazio Lorenzo Giocondo, referente della mobilitazione dei trattori siciliani. Ringrazio Pietro Sannasardo che ci ha raccontato un po' la sua storia e le difficoltà di un imprenditore agricolo, Biagio Coscino e il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Grazie anche a tutti voi che ci seguite da casa.